Torna finalmente sul gradino più alto del podio il brasiliano Tony Canaan, dopo un'assinenza di quasi 2 anni dalla sua ultima vittoria. Il pilota del team Andretti mette in cascina 50 punti e sale al 6° posto in classifica generale, precedendo il teammate Ryan Hunter-Reay per sole 4 lunghezze. Non sono sicuramente mancate le emozioni sullo speedway di Iowa, dato che non si è mai riusciti a definire con certezza il leader della corsa, se non quando è stata sventolata la bandiera a scacchi al termine del 250° giro, dopo ben 17 scambi di leadership al vertice a dispetto delle 4 safety car. Un successo sicuramente inaspettato, dopo una deludentissima sessione di qualifica che l'ha visto arrancare in una misera 15ª posizione, con Canaan a sorprendere i rivali in virtù di una gran rimonta dalle retrovie. Il brasiliano si affaccia nel gruppo di testa attorno alla 100ª tornata, ovvero quando i piloti effettuavano una sosta ai box, approfittando dell'uscita di pista di Sarah Fisher, finita a muro al 95° lap. Da lì in poi non ha più abbandonato le posizioni di vertice, lottando prima con Franchitti e poi con Castro Neves. Quest'ultimo fa sua la 2ª piazza, abbracciando il sogno di vincere per una 40ª di tornate, sogno svanito al 240° giro, quando uno scatenato Canaan lo infilava senza pietà a suon di push to pass. Spettatore di lusso nella lotta per la leadership per buona parte della corsa, il brasiliano del team Penske è salito in cattedra quando Franchitti è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema al cambio, cedendo la gloria del 3° gradino del podio a uno straordinario Ernesto Viso. L'italo-venezuelano realizza così il suo miglior piazzamento in carriera in IndyCar Series e il primo palco d'onore stagionale per il KV Racing Technology. Viso si è reso protagonista di una progressiva rimonta dalla 19ª posizione di partenza, strappando applausi al pubblico e regalando una gran gioia al suo staff e ai suoi tanti fans. Nonostante il podio di Viso, non manca il rammarico nel team di Jimmy Vassar, che ha perso la possibilità di piazzare a podio un eccellente Takuma Sato, finito a muro ad una 70ª di tornate dal termine della corsa, quando occupava stabilmente la 3ª posizione. 4ª e 5ª piazza appannaggio di Ryan Briscoe e Will Power. Il primo, scattato dalla 7ª piazzola della griglia di partenza, non è mai riuscito a dire la sua per la vittoria, ma ha sempre navigato in top 10 per tutto l'arco della corsa. Il secondo, scattato invece dalla pole, ha mantenuto la leadership per le prime 30 tornate, fino a quando non è incappato nel doppiaggio di Milka Duno. Costretto ad inchiodare per evitare la monoposto della tosta rivale, l'australiano, con evidenti problemi di tenuta, è retrocesso ai piedi della top 10, salvo poi recuperare lentamente fino alla 5ª piazza conclusiva. A seguire Dixon, Meira, Hunter-Reay, Rahal e Danica Patrick, che chiude la top 10.